la relazione al professore. Quando dite che possiamo cominciare, io comincio. Per un momento solo che bevo. Dobbiamo tenere su la maschera, vero? Ok. Allora, benvenuti al nostro incontro e buon pomeriggio a tutti. Per me e per l'Accademia delle Scienze di Ferrara è un onore e un piacere avere oggi qui, nella nostra sede, il professor Vincenzo Balzani, uno dei chimici e degli scienziati più noti ed apprezzati a livello nazionale ed internazionale, che ringrazio vivamente per aver accolto l'invito formulato dall'Accademia delle Scienze di Ferrara e dal Garden Club di Ferrara e dalla sua presidente, professoressa Gianna Borghesani, di tenere una conferenza su un argomento di grandissima attualità, che sta molto a cuore a tutti noi e che riguarda il problema della sostenibilità ecologica e sociale in un'epoca di impressionante degrado ambientale e umano dovuto a molteplici cause di cui poi ci intratterà il professor Balzani. È un problema che riguarda tutti noi. L'umanità intera rischia che vengano sconvolti gli equilibri ambientali e che vengano aggravati i problemi sociali e vengano aumentate le disuguaglianze economiche fra le popolazioni del globo, naturalmente fra i ricchi e i poveri. A questo proposito voglio richiamare, perché la condivido pienamente, l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, che sottolinea appunto la responsabilità che noi tutti abbiamo di difendere, di tutelare, di custodire, di preservare la nostra casa comune, che è il creato, che è la nostra terra, quella che il professor Balzani definisse l'astronave terra che viaggia nell'infinità dell'universo e che dobbiamo custodire non tanto per noi stessi, ma soprattutto per le generazioni future, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri pronipoti. Per fare ciò dobbiamo scuotere le nostre coscienze che si sono un po' addormentate in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, per avviarci a realizzare veramente un autentico progresso integrale e quindi una società più equa, una società più giusta. Non possiamo più disinteressarci di questo problema che rappresenta per noi e per l'umanità una sfida globale. Non basta risolvere il problema, riferirsi al progresso tecnologico, perché il progresso tecnologico si è sviluppato in maniera immensa in questi ultimi anni, però il progresso tecnologico non è andato di pari misura con lo sviluppo della coscienza dell'uomo, del senso di responsabilità. Quindi noi dobbiamo incrementare, implementare questo senso di responsabilità, questi valori, questa consapevolezza, proprio per poter avere un'umanità più responsabile, un ambiente più vivibile, un'economia più sostenibile e quindi sostanzialmente un mondo più giusto. E io sono certo che il professor Balzani ci illustrerà in una maniera, diciamo, egregia queste problematiche e ci saprà dare anche delle parole di incitamento e di speranza. Quindi prima di dare la parola alla professoressa Borghesani per un saluto e al professor Balzani per la relazione, vorrei descrivervi brevemente, darvi un breve curriculum del professor Balzani, no? Anche perché direi doveroso. Non leggo tutto il curriculum perché ci vorrebbero decine e decine di minuti, ma una sintesi mi pare che sia doverosa. Vincenzo Balzani è professore emerito dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dove ha svolto e continua a svolgere la sua attività scientifica, con la quale ha contribuito allo sviluppo di importanti branche della chimica, fra le quali la fotochimica, la chimica supramolecolare e la nanotecnologia molecolare.
Fin dagli anni 70 è stato uno dei primi ricercatori a proporre la conversione dell'energia solare in energia chimica mediante la scissione fotosensibilizzata dell'acqua in idrogeno ed ossigeno. A partire dagli anni 80 ha ideato e realizzato dispositivi e macchine molecolari capaci di svolgere una grande varietà di funzioni. È membro di numerosissime società italiane e straniere, cito solo per le italiane, la Società Chimica Italiana, l'Accademia delle Scienze di Bologna, l'Accademia delle Scienze di Torino, la Società Nazionale di Scienze, l'Accademia Nazionale dei Lincei. Ha al suo attivo più di 650 pubblicazioni. È uno dei chimici, come dicevo prima, più conosciuti al mondo. È autore o coautore di testi per studenti e ricercatori in lingua inglese, alcuni tradotti in cinese e giapponese, che sono attualmente adottati in università di molti paesi. Ha ricevuto moltissimi premi per la sua attività scientifica. Cito il premio della Società Chimica di Francia, la Gold Medal Cannizzaro della Società Chimica Italiana, il premio Italgas per la ricerca e l'innovazione, la medaglia Porter per la fotochimica, la medaglia Pascal dell'Accademia delle Scienze Europea, il premio Galileo per la divulgazione scientifica, le lauree honoris causa dell'Università di Friburgo e di Shanghai, l'Archiginnasio d'Oro della città di Bologna, e mi fermo qua. Da molti anni poi della sua attività scientifica viene affiancata da un'attività intensa di divulgazione sul rapporto fra scienza e società, fra scienza e pace, con particolare riferimento ai temi dell'energia e delle risorse. Ogni anno tiene decine di seminari nelle scuole primarie e secondarie per illustrare agli studenti i problemi che l'uso dei combustibili fossili e la civiltà dell'usa e getta hanno creato e l'attuale insostenibilità ecologica e sociale che deriva dalle crescenti disuguaglianze e la necessità di una rapida transizione dall'uso dei combustibili fossili a quello delle energie rinnovabili e dall'economia lineare all'economia circolare. Su questi temi è coautore di libri molto apprezzati, fra cui ne cito solamente due, L'energia per l'astronave Terra, che nel 2007 ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica, e Le macchine molecolari del 2018, finalista nel premio divulgazione scientifica. A questo punto ringrazio nuovamente il professor Balzani per quello che ci dirà, la professoressa Borghesani per essersi fatta da tramite fra l'Accademia delle Scienze e il professor Balzani per fare questa iniziativa che teniamo in comunione, in collegamento, in coordinamento con il Garden Club di Ferrara, che sono molto lieto per la seconda volta nel giro di pochi mesi di ospitare in quest'aula e che mi auguro possiamo continuare in questo tipo di collaborazione. E a questo punto io mi ritiro e divento da semplice ascoltatore e spettatore. Grazie ancora. Io mi alzo in piedi e faccio una standing ovation a nome di tutto al nostro Vincenzo Balzani e una standing ovation al Presidente. Perché le ho detto anche l'altra volta grazie per la semplicità e anche facilità con cui anche in tempi di pandemia difficili in cui la maggior parte dei responsabili di attività, parlo dei musei, dei teatri che sono in condizione così o di altre istituzioni, rendono generalmente più semplice per se stessi, ritengo, pure con delle difficoltà obiettive, nel dire ma no, non si può fare. Quindi io, come l'altra volta con la Eleonora Pola ha fatto una bella conferenza a vedere il colore dei fiori visto con gli occhi delle farfalle e quindi sempre di fotochimica, una bella cosa, quindi le dico per una cosa grazie, poi mi siedo e ringrazio, sono un po' emozionata devo dire, Vincenzo Balzani che ha accettato immediatamente di venire a farci questa relazione che penso che sarà molto interessante. Il titolo è La sostenibilità del creato, aspetti sociali ed ecologici,
E vorrei sottolineare, senza dilungarmi troppo, e sarebbe per me molto facile dilungarmi, sull'aspetto anche che forse è meno conosciuto da chi non conosce Vincenzo Balzani, grande scienziato, ma soprattutto l'aspetto umano e l'impegno della divulgazione, nella divulgazione scientifica, nella formazione scientifica, quindi nel dare a tutti i livelli, alle scuole, adesso poi con grande, con grande generosità e anche liberalmente, anche questo cosa non così comune, nel divulgare delle conoscenze e anche a volte complesse, perché certamente, come dice lui, lo voglio citare, un articolo che ho girato, fatto girare, anche credo che non ti sia dispiaciuto, sulla inserto di Avvenire di domenica 11 aprile 2021, c'è un articolino, come lui, ecco, Vincenzo Balzani, non scrive l'articolo, scrive l'articolino intitolato Se la scienza legge il mondo, e dice Vincenzo, sintetizzo, che la scienza, certo, è il mezzo più importante che abbiamo per conoscere come è fatto il mondo, e al tempo stesso è anche uno strumento potentissimo per cambiarlo, questo mondo. E quindi, come diceva giustamente il Presidente, il pericolo è quello, e lo stiamo vedendo, di un cambiamento non controllato o controllato da delle forze motrici che non tengono in conto invece di questa astronave, di tutte le problematiche legate al danno che ci creiamo. Certo, la ricerca scientifica, diceva Vincenzo, ha l'obiettivo scoprire le leggi della natura, per esempio la fotosintesi clorofilliana, e anche inventare quello che prima non c'era. Ultimamente, in effetti, quanti nuovi composti o prodotti, quante sostanze che prima non c'erano sono state scoperte, create, e sono stati fatti grandi. Basta pensare, come dice sempre Vincenzo, ti cito e ti sfrutto, le cellule fotovoltaiche, la conversione della energia solare in energia elettrica, le cellule fotovoltaiche, tutte le tecnologie, prodotti artificiali. E certamente il confine tra noto e ignoto, tra quello che è noto e quello che è ignoto, questi limiti si sono allargati, perché le cose note sono ora molte, però contemporaneamente si è allargato anche l'ombra dell'ignoto. L'estrema specializzazione ha portato, è sempre Vincenzo che parla, e mi pare che sia una bella premessa anche nel tuo articolino, che è un articolo alla conferenza che citerai oggi, perché questo aumento esponenziale della conoscenza nei vari settori ha creato sia all'interno della scienza che delle altre discipline, ma soprattutto all'interno della scienza, delle specializzazioni così con confini stretti e profondi, che hanno reso più difficile probabilmente la interconnessione e la comunicazione nell'ambito stesso della scienza, e ancora di più tra scienza e umanesimo, per dire, pure necessarie per quella coscienza, per questa assunzione di responsabilità di fronte alle scoperte della scienza, che purtroppo speriamo di essere in tempo a salvarci da questa, chiamiamola, irresponsabilità, non vogliamo chiamare ancora qui. Non si comprende anche, e fai bene a mettere tutte le energie per divulgare, che l'errore, che la scienza e l'errore, che l'errore fa parte della scienza, della fisiologia della scienza, anzi a volte, scusate, dicevo, l'errore è fisiologico con la scienza,
anzi a volte è dall'errore che viene la spinta al progresso, a cercare soluzione ad altri problemi, la spinta ad approfondire la ricerca, ad aprire strade nuove. L'errore porta domande nuove, spesso, come dici tu giustamente, più, come si dice, più numerose delle domande a cui si è dato risposta con la ricerca, e aumentano pertanto le cose. Più ricerchiamo e più affrontiamo dei problemi, e più aumentano le cose che non conosciamo. Tu citi Priestley, 1771, i primi esperimenti di fotosintesi, e virgolettato, dice Priestley, più grande è il cerchio di luce, più grande è il margine dell'oscurità entro cui il cerchio è confinato. Quindi forse mi sembra questa, io ringrazio a nome, credo, del pubblico, a nome in particolare dei giovani, che non so, io ritengo che i giovani siano veramente le grandi vittime di questa pandemia, non i vecchi come me, che insomma tutto sommato sono già arrivati più o meno a un capolinea, ma i giovani riusciranno a comprendere che, Vincenzo, più grande è il cerchio di luce, più grande è il margine dell'oscurità entro cui il cerchio è confinato, e quindi a darsi quella spinta che in questo secolo, in cui, anzi direi già da quando ci siamo laureati noi, quanti progressi sono stati fatti, esponenziali, quante conoscenze. Quindi grazie Vincenzo di essere venuto, grazie Vincenzo di essere questo divulgatore che, tra le altre cose, io ho semplicemente scritto malamente ed esposto malamente in pochi punti quello che è l'articolino che potete leggere insieme agli altri che settimanalmente Vincenzo scrive, e che rendono questo, che so, un talento innato come quello di Mozart, che rende semplici, comprensibili anche delle cose che in altra sede possono essere comprensibili soltanto a degli scienziati esperti in quel settore. Quindi scusa, non potete, tanto che non ci vediamo, chiedo scusa anche al Presidente se ho sconfinato oltre quel cerchio, però sono molto grata, Vincenzo, continua, e poi hai degli eredi che vadano nelle scuole a fare questa cosa dei giovani, è lì il punto, perché io credo che sei d'accordo che le vittime di questa pandemia siano soprattutto i giovani? Fine. Grazie. Togliete, voi ripulite quelle cose fuori dal cerchio. Posso togliere la mascherina? Sì, tolta la mascherina. Adesso si suona. Tanto non siamo dentro. Bene, buon pomeriggio a tutti. Sono onorato per questo invito, ringrazio il dottor Francesco Scutellari, presidente dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, che è un'associazione culturale molto importante, e ringrazio anche la professoressa Gianna Broghesani, presidente del Garden Club. Io a Ferrara ho molti amici, fra l'altro ci ho anche insegnato qualche anno, e appunto forse molti non sanno che la professoressa Borghesani ed io siamo stati compagni di corso all'università. Allora, io comincerei con questa foto che ritrae, diciamo, il cielo stellato. Il cielo stellato è, se uno prova a pensarci o va a cercare in giro, dice che ci sono circa 10 alla 23 stelle, che sarebbero 10.000 miliardi di miliardi,
e per contarle tutte una al secondo ci vorrebbero 3 milioni di miliardi di anni. È chiaro che è fuori dalle nostre capacità. Infatti c'è un salmo che dice: il Signore conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. E ce n'è un altro di salmi che dice: i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Mi serve questa foto in qualche modo per ridimensionare il titolo che ho dato al mio intervento, Custodire il creato, perché del creato in realtà noi non possiamo custodire niente, è troppo grande per noi. Noi quello che possiamo fare è agire sulla terra. Allora, per agire sulla terra, che pure è un problema molto complicato di per sé anche questo, per agire sulla terra, ho preso questa frase per cominciare, di Italo Calvino, che dice: se è una cosa importante, le cose importanti prima di tutto devi guardarle da lontano. Allora, appunto, io ho cominciato a guardare la terra da lontano con questa foto, in cui si vede che è una foto presa da una sonda spaziale che si era avvicinata agli anelli di Saturno, era lontana 1,5 miliardi di chilometri dalla Terra, e la Terra compare in questa foto, anche se non si vede subito, è quel puntino lì. Io penso che sia una foto molto importante questa, perché ci fa capire tante cose, che siamo appunto tutti insieme, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi, su questo puntino. Nessuno se ne può andare, nessuno può entrare, solamente nascendoci sopra, morendoci sopra. E è una specie di astronave che gira nell'infinità dell'universo, si capisce che non può avere relazione con nessun altro, e si capisce anche che quindi è una situazione fragile la nostra. Perché se questa astronave Terra non la custodiamo bene, se si rompe qualcosa, bisognerà poi anche sistemarla, e non si può neanche scendere per sistemarla. È una situazione che non potrà mai questa astronave arrivare in nessun porto per scaricare le cose che non servono, per fare rifornimento. E quindi siamo destinati a viverci sopra senza avere, diciamo, relazione con nessuno. Ecco, e la Terra quindi, in un certo senso, è un ecosistema, se includiamo anche la luce del sole e tutti gli organismi e le cose che ci sono sulla Terra. È un ecosistema che è in equilibrio in qualche modo, in equilibrio autosufficiente. Però cosa succede? Che c'è anche la società umana nella Terra, e la società umana si sviluppa all'interno di questo ecosistema. Quindi da un lato è condizionata dall'ecosistema, dall'altro può anche modificarlo, e questo è il guaio appunto. Allora, quando si parla di sostenibilità ecologica e sociale, si intende appunto il mantenimento di quell'equilibrio che permette alla società di svilupparsi, senza però compromettere l'autosufficienza dell'ecosistema globale. E qui appunto le attività dell'uomo sulla Terra devono tener conto di questo limite. Ecco allora, questa è la Terra, vista da vicino, naturalmente più grande. Allora cominciamo a ricordare che appunto sulla Terra hanno sempre viaggiato tutti gli uomini che c'erano, senza sapere di viaggiare, no? Ma finché erano pochi non hanno cambiato l'ecosistema Terra. Poi cosa è accaduto? Che dall'inizio del secolo scorso il numero di abitanti è molto aumentato, adesso siamo circa 3 miliardi e 8 mi sembra, ed è aumentata soprattutto l'attività di queste persone. Allora, ecco, si è un po' esagerato. Questi grafici dimostrano appunto come è cambiata la velocità, diciamo, dell'attività umana sulla Terra. Ci sono tanti grafici che parlano un po' di tutto, la popolazione, parlano le dighe, parlano il consumo d'acqua, e si vede che questi grafici in qualche modo sono simili. Si vede che c'è stato un fortissimo incremento a partire circa dal 1950. E quindi si dice appunto che a partire dal 50 è stata una grande accelerazione nell'attività dell'uomo. Ora, questa grande accelerazione nell'attività dell'uomo ha, diciamo, come controfaccia il fatto che c'è stata una grande accelerazione negli effetti che questa attività ha avuto sul pianeta.
E infatti se guardiamo tutte le cose che sono successe, emissione di CO2, non so, temperatura che è cambiata, l'azoto e così tante altre cose, si vede che anche qui c'è in qualche modo sostanzialmente un aumento fortissimo a partire in genere dal 1950 più o meno. E qui c'è stata anche un'accelerazione nel cambiamento dell'astronave Terra. Ecco allora che gli scienziati dicono che siamo entrati in una nuova epoca che chiamano l'antropocene, l'epoca dell'uomo, e che è caratterizzata da due cose. Il progresso della scienza, la scienza dice cosa si può fare, e la disponibilità di energia che fornisce il mezzo per fare. E quindi scienza e energia hanno permesso all'uomo di modificare profondamente il pianeta, scienza e energia. Quindi è accaduto che l'uomo, in questi ultimi periodi, quasi inebriato dalle sue capacità, cioè vede che può fare, fa, e queste cose che fa rimangono, allora ritiene in qualche modo di poter agire indipendentemente dall'ecosistema in cui è contenuto. E quindi considera il pianeta un fornitore di beni e servizi. Va a prendere sul pianeta quello che gli serve e poi fa. E questo qui è un problema. E se guardiamo tutti i giornali di tutti i giorni, adesso parte adesso la pandemia, parlano sempre di crescita economica, tutto deve crescere. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che nella società allora ha preso il sopravvento l'economia. L'economia è un'attività che in qualche modo, per accontentare l'uomo, sfrutta i beni naturali. Quindi questi beni naturali, quello che volete voi, tutto quello che c'è sulla Terra, non sono più considerati come dei valori dell'ecosistema che garantiscono la stabilità, ma sono delle cose che si possono scambiare, comprare, vendere. Ecco, allora cos'è accaduto, proprio per farla breve? È accaduto che in questi ultimi, diciamo, 50 anni, 60, una importanza, 100, c'è stata una forte degradazione del pianeta, non sto a insistere, si potrebbe discutere a lungo. E c'è stato nello stesso tempo anche un problema, diciamo, di disuguaglianze, sempre crescenti. Perché il capitalismo è fatto così, porta a disuguaglianze crescenti. Si è aggiunto in questo ultimo periodo di tempo, in questi ultimi due anni, si è aggiunta all'insostenibilità ecologica e alla insostenibilità sociale, si è aggiunta questa pandemia, la quale pandemia non è una cosa capitata così per caso, è figlia di queste due insostenibilità. Infatti, e soprattutto è conseguenza del nostro errore nel rapporto con la natura. Noi sfruttiamo troppo la natura, degradiamo l'ambiente, cambiamo il clima, asfaltiamo tutto, perdiamo la biodiversità, abbattiamo le foreste, consumiamo moltissimi animali e questo è un problema, per di più in alcuni paesi come la Cina, addirittura anche animali selvatici. Ecco, allora questo errore, questi molti errori nel rapporto con la natura provocano dei danni dappertutto, ma in particolare, come al solito, che ci rimettono di più sono i poveri. Ecco, allora ho preso questa frase molto significativa di un filosofo molto noto che l'aveva detta già da un po' di tempo. Cosa è successo? È successo, è lo smisurato potere che ci siamo dati noi uomini su noi stessi e sull'ambiente. Sono le immani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere che cosa stiamo facendo. Cioè noi non sappiamo neppure cosa stiamo facendo. E poi di scegliere in quale direzione andare. Perché appunto con questo smisurato potere, se non sappiamo neanche cosa stiamo facendo adesso e vogliamo scegliere la direzione, le direzioni poi sono due. Una è distruggere completamente il pianeta e l'altra è custodire il pianeta. Allora, per capire come siamo messi, perché è importante sapere come siamo messi intanto, per vedere come muoverci. Allora, per capire come siamo messi, basta leggere qualche libro di scienziati e dice che siamo messi molto male. Il mondo è sull'orlo del baratro, dice questo scienziato. Allora, pure va a vedere, nel libro va a vedere come si fa a non caderci dentro, nel collasso, eccetera. La cosa interessante è che questo che dicono gli scienziati, questi altri scienziati, coincide esattamente con quello che dice il Papa nell'enciclica. D'altra parte il Papa è noto che l'enciclica si è fatta molto aiutare dagli scienziati. Infatti nell'enciclica del Papa si trova frasi come queste.
le previsioni catastrofiche, che sono appunto queste qui, catastrofiche, non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solo in catastrofi. È necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di rivoluzione culturale. È indispensabile recuperare i valori distrutti da una sfrenatezza megalomane. L'uomo ha voluto far troppo, vuole far troppo. Anche i filosofi hanno da dire: la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura, ma ora rischiano di farci perdere la guerra. La guerra che perdiamo è se roviniamo completamente il pianeta e non si può più ricostruire. Nell'enciclica ci sono frasi simili, i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte a un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. È quanto diceva prima anche la Giacca. Allora cerchiamo di capire come siamo messi almeno. Siamo messi che dobbiamo vivere in questo pianeta dove ci sono delle risorse. Di risorse, per fortuna, ne arriva una da fuori, la luce del sole. Continua a arrivare e sarà la nostra salvezza se siamo intelligenti. Ma tutte le altre risorse concrete, quelle diciamo materiali, dobbiamo tirarle fuori da questo pianeta che è la Terra. Allora, qui c'è un concetto che sembra che non sia popolare, invece è scientifico. La Terra ha dimensioni finite. La Terra è quella che è, non è grande quanto voglio io, è quella che è. Allora, se ha dimensioni finite, evidentemente anche le risorse sulla Terra sono finite, sono limitate. Questo è un concetto che a quanto pare gli economisti non capiscono tanto bene. Frase del Papa: l'idea di una crescita infinita, sto PIL che deve sempre crescere, no? Che tanto entusiasma gli economisti, è basato sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse. Falso presupposto, perché le risorse sono limitate. Adesso vediamo l'altra faccia della medaglia. Perché ogni volta che io uso una risorsa, produco dei rifiuti, possiamo fare tutti gli esempi che volete, è chiaro. Allora, la Terra a dimensioni finite, abbiamo detto, cioè quella che è, quindi ci sarà anche un problema dove collocare i rifiuti. Lo spazio per i rifiuti è limitato. Allora ecco che l'uomo invece pensa di essere di fronte a una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati. Non è vero. Gli effetti negativi dello sfruttamento ce li ritroviamo. Allora scendiamo a terra e andiamo a vedere una risorsa. La più importante è l'energia. Qualcuno potrebbe avere idee diverse, ma è facile convincersi che l'energia, perché senza energia non si può fare nulla, basterebbe fare degli esempi. Quindi l'energia. Allora vediamo com'è la storia dell'energia. Ho fatto appunto una breve storia, sono andato al 3000 avanti Cristo per ricordarci cosa è successo nel campo dell'energia. Dunque, intanto nel 3000 avanti Cristo c'era poca gente, no? E che energie usavano? Beh, bruciavano un po' di legno. E va bene, lo sappiamo tutti, ma quello che forse ci dimentichiamo è che sono andati avanti a bruciare, 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 fino verso il 1500, 1600 più o meno, quando a un certo punto le foreste attorno, diciamo, ai centri abitati scarseggiavano. Qualcuno allora si è accorto che si poteva bruciare un'altra cosa, nera, poco simpatica, il carbone, che però permette di raggiungere temperature più alte quando si brucia, da cui quindi anche la possibilità di fondere i metalli, di fare tante cose. E quindi quando abbiamo scoperto che si poteva usare il carbone, abbiamo cominciato a consumare sempre più energia. È cominciata la rivoluzione industriale, ma si cominciava a vedere 100 anni fa circa, si consumavano 32 tonnellate di carbone al secondo. Poi dopo il carbone abbiamo scoperto naturalmente il petrolio, poi abbiamo scoperto il metano. E oggi siamo quassù. Siamo quassù vuol dire che stiamo consumando queste quantità qui. Ogni secondo, e i secondi passano in fretta, consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio, dove ogni barile è 159 litri poi, e 105.000 metri cubi di gas. Allora adesso il problema è: cosa facciamo? Possiamo crescere, andare su ancora, possiamo venire giù? Cosa succede? Siamo in questo periodo antropocene che si è giovato di tutta questa energia. Bene.
ci ha fatto male? No, ci ha fatto bene, da tanti punti di vista. Io ricordo, andavo in giro con mio padre in campagna e il grano si tagliava così, si mietteva così. Adesso si prende una mietitrebbia, un fusto di petrolio, ma è interessante vedere il rapporto energetico, perché un bracciante in genere media, genera circa 0,5 kWh, un bracciante in buona salute. Ma con un barile di petrolio io ottengo 1700 kWh. Allora basta fare, diciamo, una divisione e si capisce che un barile di petrolio equivale a circa 425 giornate lavorative di un bracciante. Per cui i braccianti sono scomparsi. Vabbè, adesso li abbiamo nel meridione per i pomodori, ma sono scomparsi i braccianti, scomparsi le lavandaie, abbiamo le automobili, abbiamo gli aerei, non sto a insistere, è tanto una cosa nota. Però questi combustibili fossili possono durare per sempre e possiamo sempre usarli? No, per tre motivi. Il primo è che sono una risorsa non rinnovabile, che vuol dire che sono in via di esaurimento. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà. Sono non rinnovabili perché sono fatti così. Quando io scopro un pozzo di petrolio, ecco, inizialmente lo scopro, questo petrolio, e poi dopo lo tiro fuori sempre di più, di più, di più, poi di meno, di meno, di meno. I pozzi di petrolio finiscono, come le miniere di carbone e tutto. Quindi è una risorsa che è in via di esaurimento. Quando si andrà avanti? Beh, purtroppo di carbone ce n'è molto, si potrebbe andare avanti forse qualche centinaio di anni. Ma petrolio e gas dipende quanto ne voglio usare nei prossimi decenni. Quindi quello lì non è neanche un problema, perché poi dobbiamo capire che dobbiamo smettere di usare i combustibili fossili per altri due motivi. Cioè, prima che loro si esauriscano, dobbiamo smettere. E due motivi sono l'inquinamento causato dai combustibili fossili, la Valle Padana che non si vede quasi mai, in Cina sono messi, si vale, lo sappiamo, ma anche noi. Questa è una mappa fatta da satelliti, fa vedere le zone scure, fra le zone più scure c'è la Valle Padana, come sapevamo. Allora ci sono queste polveri sottili, grandi danni alla salute. Sapete che in Italia, a causa dell'inquinamento, muoiono circa 80.000 persone all'anno, e quindi è un problema. Se vogliamo continuare a morire per l'inquinamento, va bene. Ma c'è un altro problema ancora più grave, che ogni volta che noi usiamo carbone, petrolio e metano, produciamo quella famosa sostanza che è l'anidride carbonica. E produciamo tantissimo, dopo vediamo. Dice, ma cos'è? Dannosa, veleno? No, no, non è velenosa, non è niente. Dannosa sì, perché? Perché si mette come un mantello attorno al globo, permette alla luce solare di entrare, di scaldare il globo, poi però in questo calore non riesce a uscire, è una specie di serra, infatti si chiama effetto serra, è questo effetto serra, il quale naturalmente varia perché il mondo non è tutto uguale, ci sono montagne, mari, eccetera, quindi questo effetto serra provoca dopo dei cambiamenti climatici, si scalda di più da una parte, meno dall'altra, e quindi si ha questo cambiamento climatico, che naturalmente sappiamo che è una cosa gravissima, piove poco, piove troppo, si sciolgono i ghiacci, vabbè, dice lascia che si sciolgano. No, no, perché sciogliendosi i ghiacci aumenta il livello del mare, e se aumenta il livello del mare tutte le zone costiere sono allagate. E allora si capisce che è una cosa molto pericolosa, fra l'altro abbiamo già i migranti climatici, gente che non può vivere nella sua terra perché non si può più coltivare. Quindi c'è questo grande problema e come si fa a risolverlo? Beh, il Papa qui fa presto, è uno dei pochi che dice le cose come stanno. I combustibili fossili devono essere sostituiti senza indugio, che è un problemaccio, eh? La politica e l'industria rispondono con lentezza, lontano dall'essere all'altezza delle sfide, ma anche oggi. Allora, rivediamo quel diagramma, e appunto abbiamo visto, si bruciava legno, si è bruciato legno per tanto tempo, si è scoperto il carbone, il metano, il petrolio, siamo lassù, antropocene il periodo di cui ci stiamo occupando, ma bruciando tanti combustibili fossili ovviamente si produce un sacco di anidride carbonica, e infatti sia bruciando il carbone che il metano che il petrolio si produce questa CO2, e siccome ne bruciamo tanto ne produciamo quantità enormi, e precisamente più o meno 1000 tonnellate al secondo,
Quindi ogni secondo noi riversiamo nell'atmosfera 1000 tonnellate di questo gas che causa l'effetto serra. Allora si capisce che la cosa è un po' complicata, si capisce che appunto avremo il cambiamento climatico, e va bene, se dobbiamo andare avanti così ne avremo sempre di più, ma dovremo fermarlo. Ecco, e allora come facciamo per fermarlo? Come ha detto il Papa, dobbiamo tenere conto che i combustibili fossili sono in via di esaurimento, secondo fatto, causano danni alla salute, terzo fatto, caso che cambiamenti climatici, allora se non la capiamo qui, bisogna che noi smettiamo di usare i combustibili fossili, ma ci vorrà dell'energia, perché abbiamo così fame di energia, quindi dovremo sviluppare delle fonti energetiche alternative. Bene, allora questo diciamo concetto finalmente nella politica è un concetto che gli scienziati hanno individuato nel 1988, credo, circa giù di lì, e solamente nel 2015 la politica si è svegliata, l'ONU si è svegliata e ha convocato a Parigi una conferenza sui cambiamenti climatici. Come vedete c'erano delegati di 195 nazioni, praticamente tutte le nazioni della Terra. E cosa hanno fatto questi migliaia di delegati? Perché è fatica mettere d'accordo due persone delle volte. No? Beh, hanno raggiunto diciamo, un obiettivo, diciamo, se volete anche abbastanza semplice, però si sono trovati tutti d'accordo nel fatto che il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità. Poi come risolverlo? Dopo ognuno ha i suoi problemi. Allora, comunque, se è il problema più preoccupante per l'umanità, bisogna smettere di usare i combustibili fossili. E si sono dati un termine, 2050, perché ci vuole del tempo a smettere di usare i combustibili fossili, perché sono usati, adesso attualmente ne usiamo l'80-85% dell'energia ancora, la ricaviamo di lì. Allora bisogna smettere di usare i combustibili fossili, ci sono dati del tempo, e bisogna nello stesso tempo sviluppare velocemente le energie rinnovabili. Allora, non sono tutti d'accordo su questo, le compagnie petrolifere non sono affatto d'accordo, cominciando dalla nostra Eni. Le compagnie petrolifere non sono d'accordo che partendo dal 2020, da quella conferenza, e arrivando al 2050 si debba andare a zero come consumo di combustibili fossili. No, no, loro dicono, vabbè, diminuiremo un po', ma che bisogno c'è di diminuire tanto? In fin dei conti si può fare in un altro modo. L'altro modo è, loro dicono, l'anidride carbonica che va in atmosfera, ce la riduciamo, però ce ne va ancora in atmosfera perché noi usiamo ancora combustibili fossili, ma noi la riprendiamo, siamo così bravi che riusciamo a riprendere dall'atmosfera la CO2 con questo metodo che si chiama carbon capture and storage, la immagazziniamo e la mettiamo sotto il mare. Problema di grande attualità qui da noi, perché a Ravenna e arriva proprio a questa faccenda qui. Vabbè, adesso non c'è tutto in dettaglio, comunque è una cosa, diciamo, che l'Eni va avanti così, non c'è niente da fare. L'Eni sta ancora cercando in tutto il mondo e continuerà fino al 2025. Petrolio e metano, siccome sono bravi lo trovano anche, dopodiché poi dovremo usarlo. Allora l'Eni riconosce che si va verso gli agenti rinnovabili, che però dice non sono ancora mature, dice che non è vero, sono maturissime, dopo vedremo perché. Quindi ci vuole un'energia ponte che ci porti dai combustibili fossili alle rinnovabili. L'energia ponte, secondo loro, è il metano, cioè un combustibile fossile, perché secondo loro è più puro, che non è poi vero, e produce meno CO2, quando brucia rispetto al petrolio produce un po' meno di CO2. Vabbè, allora... Giustamente c'è stata una specie di ribellione, perché siccome gli scienziati nessuno li ascolta, giustamente questi ragazzi si sono fatti ascoltare, no? E quindi hanno detto che bisogna smettere, perché hanno detto chiaramente, voi ipotecate il nostro futuro, ci sequestrate il clima, ci rubate il futuro, cosa giustissima. Allora cosa dobbiamo fare? Smettere i combustibili fossili e passare alle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili sostanzialmente sono il sole e il vento e la pioggia. Vento e pioggia sono poi generati dal sole. Le energie rinnovabili, se uno va a vedere, sono abbondanti, quindi va bene, inesauribili, il sole brillerà ancora, non so, per 4 miliardi di anni, mi sembra. Sono ben distribuite, più o meno, non sono pericolose per l'uomo né per il pianeta.
Ecco, sono capaci di favorire l'economia? Beh, dipende, se le sviluppiamo sì. Colmare le diseguaglianze? In teoria sì, perché siccome sono ben distribuite, mentre il petrolio qui c'è, là non c'è, si fa la guerra per il petrolio, però vedremo dei problemi. Potranno favorire la pace? Si spera, si spera. Allora andiamo a vederle. E sono tre essenzialmente quelle importanti, le altre sono cose che non servono a ben poco. La prima, noi l'abbiamo sempre avuto in Italia, energia idroelettrica, basta andare nelle nostre Alpi, succede che il sole fa evaporare l'acqua dagli oceani, poi piove, e quando piove, se io faccio un bacino, raccolgo l'acqua, metto una diga, e dopo dalla diga faccio uscire un flusso d'acqua, e quindi muovo una turbina, e questo mi genera energia elettrica. Questa qui è una cosa affermata, va bene, però ci vuole un bacino, ci vuole una montagna, insomma ci sono delle situazioni che non sono poi... Noi qui, per esempio, nella Valle Padana, faremmo fatica a avere energia idroelettrica. Allora andiamo a vedere cosa c'è di meglio, di meglio c'è appunto il fotovoltaico. Il fotovoltaico è il meglio del meglio, perché? Perché il fotovoltaico è una tecnologia che consiste in questo, io faccio arrivare la luce del sole, la luce del sole qui, vedete, su un pannello, pannelli fotovoltaici, molti li hanno, io ce l'ho sul tetto, la luce del sole quando colpisce questo pannello, succede che i fotoni del sole, la luce del sole è un insieme di fotoni, no? I fotoni del sole muovono degli elettroni, in qualche modo la luce si trasforma in elettricità. E la resa di questa trasformazione è altissima, è il 20% dei pannelli più comuni. Se pensate invece che la fotosintesi clorofilliana che lavora per noi fuori oggi per farci le mele o se volete il grano, anche lei usa luce del sole, ma un'efficienza che è circa 200 o 100 volte di meno. Quindi il fotovoltaico è un vero miracolo, perché è efficientissimo e ha tantissimi altri vantaggi che dopo magari vedremo. Allora il fotovoltaico, fra gli altri vantaggi, è quello di poter essere usato, ah, vedete come è cresciuto ultimamente, non so, nel 2010 quando si stava discutendo se tornare al nucleare, noi eravamo contro, però ci dicevano ma non c'è niente di fotovoltaico, infatti non c'era niente, ma adesso vedete cresce con un ritmo molto forte. E dicevo il fotovoltaico ha il grande vantaggio di poter essere usato nel piccolo, per esempio capanne in Africa. Capite? La luce è importantissima, e senza luce non si fa niente. Quando scende la sera in Africa, se non c'è la luce non si fa niente. Vabbè, e poi può essere usato anche in grande. Questa qui è la fabbrica di computer, ha messo tutto il tetto coperto di pannelli, con questo ottiene l'energia per far andare avanti le fabbriche. Bene, il fotovoltaico non è più una cosa, diciamo, di tipi snob. Il fotovoltaico al giorno d'oggi al mondo produce energia come 200 reattori nucleari. Siccome sappiamo che i reattori nucleari producono molta energia, e sappiamo anche che hanno un sacco di problemi, la gente anziché mettere su nel mondo, in varie parti, 200 reattori nucleari, ha coperto i tetti col fotovoltaico. Bene, quindi ottima cosa. E si sviluppa sempre di più, diventerà l'energia, diciamo, più facilmente utilizzabile in futuro. Nel frattempo, invece vale ancora di più l'energia eolica. L'energia eolica, vedete, cresce diciamo con un ritmo non esponenziale ma lineare, ma era già molto di più quando andiamo all'inizio del secolo e sta crescendo con un ritmo minore, però cresce anche lei. Le pale eoliche, vedete anche come dimensioni, fino a, non so, 20 anni fa le dimensioni massime erano di 90 metri la pala. Adesso stanno crescendo, sono grandi quasi come la Torre Eiffel, perché più si va in su, più c'è vento, e più grande la pala e più energia genera. E l'eolico oggi genera energia come 300 reattori nucleari. Allora capite che sono già delle quantità importanti, però bisogna sviluppare di più. Comunque la novità qual è? La novità vi ho fatto vedere, energia idroelettrica, energia eolica e energia fotovoltaica. Tutte queste tre energie primarie, chiamiamole così, cosa fanno? Generano elettricità. L'idroelettrico genera elettricità, l'eolico genera elettricità, fotovoltaico genera elettricità, che posso anche ottenere con questi aggeggi più strani, questi campi, che vabbè, se c'è un deserto, beh, siamo stati, comunque elettricità. Allora è chiaro che andiamo verso un mondo che funzionerà con elettricità, invece il mondo d'oggi funziona con combustibili.
Qualcuno dice, ma se io voglio un combustibile non potrò più averlo. Ma sì che lo puoi avere, perché sai l'elettricità, ti fai l'elettrolisi dell'acqua e ottieni l'idrogeno, che è il migliore dei combustibili possibili. Infatti quando lo brucia non dà CO2, non dà niente. Però se te hai accumulato idrogeno con l'elettricità, la cosa migliore, vedremo dopo, è tornare. L'hai accumulato lì, ti serve come riserva, però torni all'elettricità con le pile a combustibile, perché l'elettricità è anche, diciamo, la forma di energia più nobile, quella con cui è più facile ottenere energia meccanica. I motori elettrici hanno un'efficienza dell'80% e anche più. I motori termici, quelli automobili, hanno il 20%, quindi c'è almeno un fattore 3, per cui conviene sempre, una volta che c'è da muovere qualcosa, avere un motore elettrico, quindi anche nella mobilità. Ecco, gli scienziati dicono, guardate che siamo in un periodo molto importante dell'umanità, perché stiamo reinventando il fuoco. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino ad oggi lo sviluppo della civiltà si è basato sul fuoco. Abbiamo bruciato di tutto, tutto quello che si poteva bruciare, legno, carbone, petrolio e gas. Non possiamo andare avanti così, perché non sono infinite, per di più ci fanno male. Allora dobbiamo passare a un altro fuoco, che è appunto l'energia elettrica. L'energia elettrica è il fuoco nuovo, è quello che ci permetterà di sviluppare la civiltà. È l'energia generata col fotovoltaico, con l'eolico e con l'idroelettrico. Ecco, si può fare questo passaggio? Si può ottenere un mondo che va a elettricità? Allora qui ci sono vari studi in giro, anche recenti, dei gruppi di ricerca molto importanti. Questo qui per esempio è dell'Università della California, mi sembra. Ecco, fanno vedere diagrammi di questo tipo. Vedete, questo qui passano gli anni. Va bene, il congresso di Parigi era qui. Il nero sono i combustibili fossili che noi consumiamo, un po' anche di nucleare, insomma. Allora, al passare degli anni, entro il 2050, se siamo bravi, dovremmo diminuire sempre più la quantità di nero, cioè combustibili fossili, e sviluppare invece sempre più fotovoltaico, eolico ed elettrico. Dice, ma si può fare? Sì, hanno fatto degli studi anche proprio molto localizzati, hanno preso tanti paesi, hanno fatto degli studi accurati. Per esempio anche per l'Italia, questo gruppo di ricerca è andato a vedere, l'Italia cosa c'ha? L'Italia ha molto sole. Quindi può ricevere molta energia dal fotovoltaico, anche abbastanza vento in certi posti, si può fare solare concentrazione, che è quella da fare qua a Mecca, no? C'è l'idroelettrico, poi girotevo, però vedete, sostanzialmente sono fotovoltaico, eolico e idroelettrico. Ma dice, ma va bene, si dà dei vantaggi? Sì, sì, dei vantaggi. Hanno fatto anche dei conti, hanno visto che naturalmente se io vado a sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili ho dei costi, devo chiudere i fossili, aprire i rinnovabili, però la conclusione è che quando vado a fare i conti, quando vado a fare i conti vedo che ci guadagno anche dei soldi, perché l'energia costerà meno, ne useremo di meno, perché l'energia elettrica è più facile, non ha, diciamo, non sciupa niente in calore. Quindi dal punto di vista occupazionale, benissimo, perché perderanno il posto tutti quelli che lavorano nei fossili, però ci sarà un numero maggiore di posti nuovi per mettere in opera le energie rinnovabili per mantenerle. Quindi, diciamo, questo è un discorso che facciamo spesso anche con i sindacati, tanto è vero che i sindacati fino a poco tempo fa avevano uno slogan, dicevano non ci sarà lavoro su un pianeta morto, perché se andiamo avanti con i combustibili fossili il pianeta sarà morto. Quindi hanno capito anche loro che sarà meglio. Loro, se andiamo a parlare a Ravenna, non hanno ancora capito, ma hanno troppi interessi, vabbè. Allora, abbiamo visto quindi che cambierà tutto nel mondo. Per esempio la mobilità, ma è già cambiata, sta cambiando. Tutte le volte che io ho un filo in cui far scorrere l'elettricità, ho già cambiato. I treni sono tutti elettrici, sono più carbone, no? Metropolitane, autobus. Bene, finché c'è il filo, mi attacco al filo e va bene. E quando non posso attaccarmi al filo, perché se voglio andare in giro con la mia automobile, io non posso andare attaccato al filo, perché un giorno voglio andare a trovare mia mamma, un altro giorno mia figlia, quindi ho dei miei percorsi. Allora devo mettere dentro l'automobile una riserva di elettricità. E queste qui sono le famose batterie, di cui forse parlerò un altro po' dopo.
dice, ma va bene, automobili, biciclette, eccetera, ma se poi io devo muovere un cargo, oppure devo fare un aereo, qui ci sono più problemi. Tanto voleremo di meno, quello è sicuro. Comunque, anche qui si può mettere, se non batterie, perché a un certo punto le batterie poi pesano, si può mettere questo idrogeno, si può accumulare in serbatoi di idrogeno e poi l'idrogeno in situ, cioè dall'aereo, dalla nave, trasformare in elettricità e far andare un motore elettrico. Comunque non possiamo entrare in dettagli. Allora ecco che siamo arrivati a una prima ricetta. Per un futuro ecologicamente sostenibile dobbiamo sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili. Quello penso che tutti siano d'accordo e quindi dovrebbero però agire. Allora gli scienziati faranno quel che possono per migliorare i sistemi. I politici dovrebbero prendere decisioni che non prendono mai e le persone dovrebbero cominciare a fare per conto proprio. Cioè mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti, non so, fare quello che possono fare. Bene, è tutto qui? No, purtroppo c'è altra cosa da fare. Noi siamo oggi nella cosiddetta economia lineare, nel consumismo, nell'uso e getta, se volete. Cioè noi abbiamo idea, o ci dicono, gli economisti ci dicono, che abbiamo un sacco di risorse, addirittura parlano di risorse illimitate. Poi dopo cosa ci dicono? Ci dicono che i rifiuti tanto li possiamo eliminare, allora possiamo andare avanti con questa economia, che però funziona fra l'altro con combustibili fossili, quindi un disastro. Quindi noi dobbiamo abbandonare questo concetto e dobbiamo fare qualcosa che corrisponda a come è fatto il mondo, perché il mondo non è fatto così. Il mondo è fatto, scusate, il mondo è fatto così, è fatto che le risorse naturali sono limitate e lo spazio dei rifiuti è limitato. E quindi io devo passare da questa economia lineare a un'economia circolare. Circolare che vuol dire che dovrò prendere da qualche parte le materie prime, sì, ma ne prenderò meno possibile, le userò meglio che posso, in modo intelligente, le cose che faccio cercherò che funzionino, non sempre da buttarle via il giorno dopo, le riuserò, magari le userò a pezzi, e finché farò la raccolta differenziata e riciclerò una gran parte del materiale, una parte naturalmente andrà sempre ai rifiuti. Ecco, allora... Questo è, diciamo, l'altra transizione che perché naturalmente un'energia circolare non ha senso farla andare con combustibili fossili, che fra l'altro dobbiamo eliminare. Bisogna farla andare con un'energia che sia a sua volta circolare. L'energia circolare è quella delle rinnovabili, che appunto essendo rinnovabili io posso avere energia. Quindi devo avere non più energia dai combustibili fossili, come qui, non più, ma dal sole, dal vento, dall'acqua. Va bene, si può... Sì, ci sono dei problemi che adesso vediamo. Intanto però appuntiamo al fatto che bisogna passare dall'economia lineare a quella circolare. Anche qui bisognerà che si dia da fare, chi può. Le industrie devono certamente, sono coinvolte, gli scienziati faranno quel che possono per migliorare i sistemi e le persone dovranno poi decidersi. Ecco, ma a questo punto cominciano a nascere delle... delle questioni, diciamo, di... bisogna stare attenti perché non dobbiamo illuderci di essere capaci poi di... Ci sono dei problemi, vediamo. Perché io ho detto che sono molto abbondanti le energie primarie del sole, del vento e dell'acqua, molto abbondanti. Il sole 4 miliardi di anni, il vento, eccetera. Però se io esco la mattina e c'è un bel sole, se voglio avere energia, non basta che ci sia il sole, devo avere in mano che cosa? Devo in mano un pannello fotovoltaico, o se c'è vento una pala eolica, perché io quello che uso non è il sole, è l'elettricità generata dal sole, o il calore, o al limite posso anche usare il combustibile, ma lasciamo perdere. Quindi c'è questo problema che io, a me non basta il sole, il vento e l'acqua, mi servono delle cose, mi servono che sono nella terra, perché devo fare dei dispositivi, dei congegni, degli apparati, le pale fotovoltaiche, roba concreta. E dove prendo io l'opera concreta? Materiale, dove la prendo? Dalla terra. Ai ai ai, ogni volta che compare la terra so che abbiamo dei problemi, perché la terra è quella che è. Non ha le quantità di roba che voglio io dentro, ma quella che è.
Allora bisognerà stare attenti perché appunto dipende, c'è nella terra tutto quello che mi serve in modo abbondante per fare le cose che voglio fare. Nella terra noi chimici sappiamo che ci sono gli elementi chimici, questi qui, stili periodici, moderni, sono fatti così per dare un'idea che alcuni elementi sono molto abbondanti, altri sono molto scarsi, quindi l'idrogeno è relativamente abbondante, non so, e se andiamo a cercare qualche duno è molto piccolo, eccetera, eccetera. Allora, dice, ma no, che elementi ci servono per far andare, per esempio, il fotovoltaico, il silicio? Ah, lì andiamo bene, il silicio c'è. Ma però il fotovoltaico, visto che siccome il sole c'è di giorno e di notte non c'è, e mi toccherà poi mettere questa energia elettrica in una batteria, ecco le batterie che poi le metto anche nelle automobili. Ma le batterie che elementi vogliono? Beh, ci sono di tutti i tipi, anche quello al piombo, ma non serve da niente perché sono troppo pesanti, eccetera. Le batterie che effettivamente funzionano sono quelle al litio, le abbiamo nei telefonini, nei computer, le metteranno nelle automobili. Perché? Perché il litio è il metallo più leggero e quello che funziona meglio. Dice, allora ci serve il litio. Andiamo a vedere dove è il litio, fate fatica di lì, io lo faccio, lo trovo perché lo so, è qui, il litio è qui. Ah, ma di litio allora si capisce subito che di litio ce n'è poco, relativamente poco, non poco, relativamente poco. Non solo, ma per fare le batterie al litio ci va un altro elemento che non è proprio fra i più diffusi, è il cobalto, che è lì. Nelle batterie al litio c'è litio e cobalto. Dice, ma che sfortuna, no? Se al posto del litio avessi potuto usare il sodio, che ce n'è un mare, e al posto del cobalto il ferro, visto che sono vicini, uno si aspetta anche proprietà simili, no? Simili, ma evidentemente non sono proprio simili. Le batterie al litio e al cobalto funzionano, quello al sodio e al ferro non funzionano quasi niente, e per di più pesano di più. Allora ecco che qui cominciamo a avere il sentore che insomma, sì, avremo il litio, avremo il cobalto, però non so, sì, gli scienziati faranno quello che possono, useremo meno roba, insomma, ricicleremo, importantissimo il riciclo, però sarebbe meglio anche cominciare a pensare che anziché avere sempre più energia, più energia, più energia, non sarebbe meglio pensare di risparmiare energia e di riciclare. E allora per risparmiare energia per riciclare, insomma, si potrà fare. Faccio vedere un altro esempio, perché anche per le paleoliche le facciamo in Italia, sì, ma qual è l'elemento importante nelle paleoliche? Stranamente è un elemento che nessuno conosce, se non è un chimico, il neodimio. Neodimio è un componente di un gruppo che si chiama terre rare, già terre rare suona che ce ne sono poche, neodimio ce n'è ancora meno, le terre rare sono questo gruppo di roba qui, queste robine qui, e quindi il neodimio. Ma perché proprio il neodimio? Perché ci vuole un elemento che abbia degli elettroni spaiati in modo da fare questi magneti che funzionano bene. Insomma, ci vuole il neodimio, ci vuole fare delle buone paleoliche. Ma il neodimio l'abbiamo in Italia? No, non l'abbiamo. Il neodimio è quasi tutto in Cina. In Cina hanno il 95% di questa terra rara e sono così contenti di avere questa benedizione che hanno fatto un monumento alle terre rare, perché veramente è la loro ricchezza. Dice, ma allora noi cosa facciamo? E noi se vogliamo fare le paleoliche dovremmo comprare il neodimio dalla Cina, che adesso sta anche attento a venderlo, perché naturalmente. Allora dice, non c'entra da fare. In Cina le terre rare, il litio in Bolivia, eccetera. Cioè qui la terra è fatta così, quindi anche le altre risorse, non solo il petrolio, ma anche le altre risorse sono localizzate. Insomma. Allora bisogna pensare a una strategia che è l'unica. Bisogna essere in pace con tutti, perché se non si è in pace con tutti non avremo quello che ci serve. Dice, ma noi cosa gli diamo ai cinesi? Li faremo venire qua, li facciamo vedere la torre di Pisa, gli diamo i tortellini, facciamo vedere. Però, cioè, capite? Bisogna che noi ci convinciamo che solamente in questi scambi si potrà, diciamo, trarre giovamento per tutti. Allora, per un futuro sostenibile, abbiamo detto che bisogna fare l'energia circolare, l'economia circolare. Abbiamo detto che l'economia circolare vuole queste energie qui.
abbiamo detto che sono abbondanti, ma abbiamo detto che però per trasformarle in energia elettrica ci vogliono dei materiali. E i materiali sono sulla Terra, per cui il limite non è solo il vento e la pioggia, il limite sono la Terra che non ha materiali sufficienti o comunque non li ha dappertutto per trasformare queste energie rinnovabili in elettricità. Allora uno appunto può dire, beh adesso perché dobbiamo consumare tanta elettricità? Non è che tanta energia, non è che ne consumiamo troppa. Infatti vediamo, qui ho fatto un paio di esempi, un cittadino americano consuma, questa è una potenza in watt, consuma un'energia equivalente a 12.000 watt, vabbè, è un numero lì. Ma in Europa ne consumiamo la metà. Ah, ma dice, qualcuno dirà, ah, ma gli americani che consumano il doppio di energia saranno il doppio più felici di noi. Ma no, perché non è che più consumo più sei felice, non è così la storia, non è così. Tant'è vero che nel 60, noi sappiamo che un altro che ci interessava, ci siamo laureati, nel 60 consumavano 2.000 watt. Eravate infelici? No, no, non eravamo infelici per niente, stavamo benissimo. Quindi si può funzionare con 2.000 watt? Sì che si può. Perché si può? Beh, dunque, intanto il benessere non è proporzionale al consumo di energia. Un po' di energia ci vuole, ma troppo dà anche fastidio. Secondo fatto, 2.000 watt bastano? Sì, in Svizzera, all'università in Svizzera hanno fatto degli studi e hanno visto che bastano 2.000 watt. E quindi in Svizzera hanno fatto anche una legge approvata con un referendum dalla gente, per cui la gente sa che da oggi, anno in cui consumano circa 6.000 watt anche loro, dovranno andare a 2.000 watt entro il 2050, perché 2.000 watt basta. E quindi c'è una traiettoria che seguiranno. Anche noi dovremmo fare delle cose del genere. A questo punto uno può dire, va bene, si può fare con 2.000 watt, ma come faccio io a ridurre il consumo di energia, io che sono abituato a 6.000 o a 12.000 watt, come faccio io? Perché diventa un problema, capite, mentale, psicologico. Allora qui intervengono quelli che studiano questi problemi e ci dicono che, vabbè, questo abbiamo già visto, ecco. Ci sono due modi per ridurre il consumo di energia. Uno è agire sulle cose, cioè aumentare l'efficienza di tutto quello che usiamo, quindi l'efficienza delle automobili, l'efficienza delle luci, isolare le case con i cappotti, eccetera. Cioè agire sulle cose. Bene, allora chi studia questi problemi vede che agire sulle cose in realtà non basta, perché succede che c'è un effetto chiamato rimbalzo, che si può descrivere anche in modo un po' ridicolo, per esempio così, io ho un'automobile che consuma molto, quindi poco ecologica, gli amici mi fanno la testa così, mi dicono prendine una più ecologica, bene, mi faccio convincere, prendo un'automobile più ecologica, ma dopo siccome è più ecologica giro di più di prima e quindi consumo più di prima, e quindi, perché siamo fatti così, c'è poco da fare, oppure le lampade, consumo poco, bene, lascio acceso anche di notte nelle vetrine perché tanto, quindi c'è proprio questo problema che, perché noi siamo fatti così. Allora ci dicono gli scienziati che bisogna invece agire sulle persone, cioè su di noi. Noi dobbiamo ridurre l'uso di tutte le macchine che usiamo. Quindi il problema non è tanto comprare un'automobile più ecologica, è cominciare a usare meno la macchina. Poi dopo se la cambi anche con una più ecologica, meglio, no? Quindi ci sono appunto questi problemi che sono problemi, diciamo, delle persone. E quindi bisogna diffondere una cultura della sufficienza e della sobrietà. Dobbiamo abituarci, perché il mondo è fatto così, il mondo non ha cose infinite, noi dobbiamo adattarci. E quindi questo qui ha preso il premio Nobel, uno dei pochi economisti che sa bene le cose, c'è un libro tradotto in italiano e lui giustamente dice, sollecita nei suoi libri, a praticare, sollecita, non obbliga, sollecita a praticare stili di vita ispirati alla sobrietà, che vuol dire consumare poche risorse e produrre pochi rifiuti. E dice anche, attenti, perché se poi noi non riusciamo con delle semplici sollecitazioni, può darsi che a un certo punto
diventa una sovranità obbligata, qualcuno che ci obblighi, o se no sbatteremo contro il muro dell'insufficienza delle risorse, allora diventerà altro che solo. Ecco, quindi siamo arrivati al terzo, diciamo, punto importante, ridurre l'uso delle cose dal consumismo alla sobrietà. Dobbiamo farlo tutti, tutti. A questo punto, se c'è ancora pochi minuti, se noi vogliamo un futuro sostenibile, va bene, abbiamo bisogno di sostenibilità ecologica, che vuol dire avere la terra che la trattiamo bene, quindi avere la casa comune che ha delle risorse, ma basta questo per un futuro sostenibile? No, perché c'è il problema della sostenibilità sociale. Se io ho anche questa casa comune che ha tutti gli armadi pieni di roba, e però solo alcuni possono accedere, altri no, è chiaro che non si vive in pace. Quindi c'è il problema della sostenibilità sociale e la disuguaglianza è la piaga peggiore che noi abbiamo nella nostra società, lo sappiamo tutti, ma proprio una cosa terribile. C'è questa Oxfam che si è data a fare e ci dice, fa degli esempi che sono terrificanti. Nel mondo ci sono 2.153 miliardari che hanno più di 4,6 miliardi di persone, sono delle cose incredibili, insomma. Vabbè, ci sarebbe tanti altri esempi da fare, la forbice si allarga sempre di più, fra i super ricchi e i super poveri. E, ecco, un'altra frase del Papa, molto esplicativa, non ci sono due crisi, perché la crisi ecologica poi si riversa su quella sociale. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola complessa crisi socio-ambientale che va affrontata con una visione unitaria dei problemi ecologici e economici. Questo è il grafico che fa vedere come crescono i miliardari nel mondo. Nel mondo crescono così i miliardari, quindi capite benissimo che non stiamo andando bene. Ecco, alcuni esempi tratti in qua e là. C'è una rivista americana, Forbes 400, perché riporta chi sono i 400 miliardari, più miliardari degli Stati Uniti. Allora, per entrare in questa lista dei 400 bisogna avere almeno 2,1 miliardi di dollari e ci sono 221 miliardari che sono fuori, sono in attesa di salire su. E vabbè, e poi alcuni esempi, vabbè, questo qui, sapete, questo qui è quello di Amazon, vabbè, aveva 114 miliardi di dollari, ma con la pandemia lui è uno che ci ha guadagnato un sacco di dollari, l'ha raddoppiato, ha negoziato dalla moglie liquidandolo con 36 miliardi di dollari, perché tanto per lui. Bill Gates, questo è interessante, che deve un sacco di soldi, però sua moglie ha chiesto pubblicamente di pagare più tasse, perché non sanno più dove mettere i soldi sta gente. E c'è stato recentemente una specie di riunione, insomma, di miliardari che hanno chiesto ai loro paesi di far pagare più tasse. E questa qui è una cosa molto bella, però sono sempre lì, perché loro non sanno più dove investire, investono magari delle volte anche in cose utili, però capite, bisognerebbe che ci fosse più equità in giro. Allora il Papa dice, non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degradante mentre altri non sanno nemmeno che farsi di ciò che possiedono. Questi non sanno cosa farsi di ciò che possiedono. E quindi c'è questa insostenibilità sociale. In Italia non pensiamo di essere mica indocenti. 10 paperoni valgono 500.000 operai. Vabbè, per fare un esempio. Quando vado nelle scuole a parlare di queste cose, sì, insomma, dico, siccome dopo il Papa dice, c'è una frase che dice, ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze che esistono tra noi. E dico agli studenti, se fossimo indignati dovremmo smettere qui di fare lezioni e andare a protestare da qualche parte, perché bisogna indignarsi. Dopo magari non si sa neanche dove andare a indignarsi, ma insomma. La cosa interessante è che gli studiosi, che studiano le cose, dimostrano che non va bene la disuguaglianza, perché quando, qui sono questi grafici, no? Qui c'è la disuguaglianza, ecco, vedete, qui è bassa e qua cresce la disuguaglianza, e qui lo stesso, bassa e cresce. Man mano che aumenta la disuguaglianza, aumentano tutti quelli che sono i sintomi del malessere,
qui sono tante nazioni in cui hanno studiato queste cose, e diminuiscono i sintomi del benessere, capite? Diminuiscono. Quindi, diciamo, all'aumento delle disuguaglianze stanno male anche i ricchi, perché vivono in una società che è più pericolosa, eccetera, eccetera. Quindi dovrebbero capire anche i ricchi che stanno male con le troppe disuguaglianze. Il problema è che il capitalismo porta a queste questioni qui. Allora come si fa a intervenire? Non è mica facile, no? Qualcuno propone tassazione progressiva più spinta, che sarebbe giusto. Andate a proporlo voi e poi dopo trovate i voti in giro, no? Tette gli stipendi alti. Ma come dice, se abbiamo uno bravo in Italia, magari un presentatore televisivo, se è bravo bisogna pagarlo, se no lui va da un'altra parte. Ma che vada da un'altra parte, io dico, è possibile che dobbiamo pagare degli stipendi? Tassa sui patrimoni, per cui c'è chi è ricco, e i figli sono ricchi, perché la tassa sui patrimoni è bassissima, e quindi chi è ricco fa genera ad altra gente che sono sempre ricchi. Ma come sarebbe la cosa migliore? La cosa migliore sarebbe sviluppare e potenziare i servizi e i beni comuni. Perché se io sviluppo beni e beni comuni, sanità pubblica, scuola pubblica, trasporti pubblici, parchi pubblici, allora capisci, anche se c'è disuguaglianza si sente molto di meno. Allora, l'insostenibilità sociale su scala mondiale naturalmente è terribile. Ho trovato un giornale che dice 3 uomini ricchi come l'Africa. Non si capisce cosa vuol dire, però insomma la situazione è questa, che noi del mondo occidentale sotto qualcuno aspetta le briciole che poi non arrivano. Allora quando vado nelle scuole se mi spiegano studiando questa questione, dico voi avete queste mappe qui nelle scuole, le avete sempre tutte, va bene, si vede l'America grande, l'Africa grande, l'Europa è piccola, il Giappone è piccolo. Adesso io qui faccio vedere una mappa che non avete mai visto, la mappa della ricchezza. La mappa della ricchezza è fatta così, dove il rosso dice ricchezza, il grande dice ricchezza. Allora che gli Stati Uniti siano grandi e rossi, nessuno si fa meraviglia, no? Ma l'Europa, vedete, che qui è piccola, però qua è grande, è rossa, il Giappone pure. E l'Africa, che è così grande, dov'è l'Africa qua? Così, così magra, sì, perché è povera, non solo. Perché ad esempio non solo in queste faccende, ma metà della ricchezza dell'Africa è di un solo paese africano, che sapete, è il Sudafrica. Gli altri sono quei 46 paesi che tutti insieme hanno i soldi di quelle 3 persone. Allora scusate, qui si fa presto a capire cosa accade al mondo. La gente che abita qui, no, è in povertà, per di più è governata, come sappiamo, Libia, questa roba qui, da gente messa lì per caso dai turchi, dai russi, dagli americani, si combattono fra loro, sempre alla guerra, va bene. Allora dici, cosa vuol fare sta gente qui? Vuole cambiare scompartimento nell'astronave Terra, vuole cambiare scompartimento, perché non faremmo così anche noi, chiedo ai giovani, voi non fareste così? È certo che lo faremo. E quindi cambiare scompartimento, sappiamo che è anche pericoloso, e sappiamo che è un problemaccio, noi vabbè, ci rifugiamo delle volte dietro al Vangelo, va bene, però sta di fatto che qui per risolvere il problema non basta chiudere i porti, evidentemente, bisognerà instaurare relazioni politiche e economiche corrette con le nazioni africane, perché noi, non so, per esempio abbiamo un ministro degli esteri, ma noi ci vorrebbe un ministro per l'Africa, perché è l'Africa il nostro problema. E lo si vede anche, dopo vediamo magari. Va bene, quindi conclusione, bisognerebbe abbattere le disuguaglianze, ma è troppo complicato. Allora, chiudo perché ho visto che è tardi, io chiederei a queste ragazzine, a tutte quelle che fanno sciopero giustamente per il clima, di interessarsi anche di quest'altro problema, perché col clima ce la faremo prima o poi, più difficile sarà abbattere le disuguaglianze sociali. E questo qui bisogna che i giovani si facciano carico anche di questo. Va bene, con questo avrei finito e vi ringrazio per avermi ascoltato. Desideravo ringraziare ancora il professor Balzani di questa lucidissima lezione, ma più che altro una lezione che deve essere meditata. Fortunatamente avevamo la possibilità di vederla ancora su YouTube e esaminare, ritoccare, riflettere su tutto quello che ha detto, che veramente è di estrema importanza per la sopravvivenza
della nostra terra, di questo piccolo pianeta. A proposito delle disuguaglianze sociali, che è uno dei punti, diciamo, fondamentali di questa crisi di degrado, di questa diminuzione della sostenibilità economica e sociale, leggevo proprio ieri, l'altro giorno, che le persone più ricche del mondo, i miliardari, a seguito di questa pandemia hanno guadagnato delle cifre enormi, tanto che sarebbero più che sufficienti per eliminare, diciamo, per sopperire agli effetti negativi della pandemia. Quindi questo, direi, è un dato veramente impressionante che ci deve fare meditare su quello che ha detto il professor Balzani, che ringrazio ancora molto sentitamente. Grazie ancora, professore. Grazie, bravissimo, siamo conosciuti. Grazie.